Pace a te, anche stamattina, sia ringraziato Dio, abbiamo un altro pezzettino della parola del Signore. Ci aiuta. Come ho detto spesso, la storia si ripete, si ripete spesso. Ci sono degli snodi nella storia che possono essere aree diverse, persone diverse, però siamo lì. E se tu leggi la parola del Signore ti è di grande conforto quando succede qualcosa a te. Succede qualcosa nella tua famiglia, ti senti un po' come se fosse caduto il mondo addosso. E non hai conoscenza, non sai più di tanto, ti imballi. Se tu hai una conoscenza un po' più larga ti aiuta, perché fai per guardare. E non trovi già che è successo 500 anni fa quello che succede a te. È successo mille anni fa. Dicevi, ma come può essere? Eppure è così. Eh? Tu vedi due fratelli, per esempio, che non vanno d'accordo. Io dico a qualcuno quando mi dice ti voglio bene come un fratello, dico no, 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 calmati, calmati. È meglio che mi vuoi bene come amico. Ma come? Come fratello? Eh, dico, non sempre è così. Perché? Perché la prima famiglia che ci fu sulla terra, Caino e Abele, vedete cosa successe? Il morto in casa. Eh, mica lo sapevi sta cosa? Romolo e Remo, quando dovevano fare il solco per fare Roma, erano amici e compari, diremmo oggi, eh? Però non appena finì il solco... Allora uno dei due pensò due siamo troppi e fece fuori l'altro. <ride> Perciò vedi la storia ci aiuta a non poi succede nel tuo paese, dobbiamo stare attenti che non succede nella nostra casa. Ma comunque qualche cosa sempre succede. Se siamo preparati l'affrontiamo in un modo diverso. Se abbiamo la preparazione prima di abbordare una curva, non la cogliamo di sorpreso, non ci coglie di, sorpreso, di sorpresa e allora siamo preparati perché già ci regoliamo prima con che andamento dobbiamo andare. Oggi vogliamo parlare di qualcosa molto importante che ti riguarda. Ti riguarda perché è molto 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 importante, perché noi abbiamo delle fasi nella nostra vita che ci devono essere dei cambiamenti e dobbiamo essere preparati anche ai cambiamenti, perché se no restiamo fissi, fissati, ci mettono dei chiodi e restiamo lì come dei box fatti da falegnami. Dio ci deve aiutare. E la vita spirituale, il cammino di fede, è ancora più, eh, più, più forte perché tu ti trovi in certi posti che Dio ti dice una cosa e quelli che sono intorno ti vogliono far fare un'altra cosa. E tu vuoi mantenere l'uno e l'altro. E se li mantieni tutti e due, ti perdi per strada, perché perdi la guida divina perché noi abbiamo anche l'umano che a volte che cosa succede usiamo il nostro buonsenso ma il nostro buonsenso non ha nulla a che vedere con il piano divino molte volte perché i miei pensieri dice il Signore non sono i vostri pensieri lui pensa in un modo diverso può essere che qualcosa funziona meravigliosamente noi diciamo ah oh, questo va proprio bene o oh, come funziona bene tutto un tratto Dio ti dice no prendi quest'altra strada e tu dici ma come oh signore vogliamo degli esempi bisogna essere obbedienti Andrea stava facendo Filippo stava facendo una grande evangelizzazione e la gente si convertiva Faceva un'evangelizzazione di massa, ma tutto un tratto lo Spirito Santo gli disse: Filippo, lascia tutto e vai nella via deserta che va da Gerusalemme a Gaza, oh Signore, ma io sto facendo queste cose qua, mi mandi in una via deserta. Gliela descrisse proprio così. Lui cosa fece? Lasciò. Lasciò e chi trovò sulla strada, un uomo con un carretto che camminava e leggeva ad alta voce il libro del profeta Isaia. Si avvicinò vicino, lo spirito gli disse: Chiedi se capisce quello che legge. E guardate, un signorotto come potremmo dire, non c'è più Andreotti, ma era un signorotto come Andreotti nella, nel nostro mondo. Si avvicinò questo pescatore e disse, intendi quello che leggi, come siamo crudi noi cristiani. Meno male che siamo così. E lui l'umiltà quando è bella, a quel livello non disse: ma chi sei tu? Ma vai a scuola, non sai io chi sono. No, l'umiltà è qualcosa di speciale. E lui disse. Ma come faccio a comprendere se qualcuno non mi spiega? Ti prego, io sto leggendo il profeta Isaia, il capitolo 53. Ma queste cose che parla il profeta dovevano succedere a lui o stava parlando di un altro? Che cosa fece il Signore? Gli aprì il cuore che mentre camminavano c'era dell'acqua e si battezzò, non fece nessun corso. E se ne andò tutto felice perché la salvezza porta la felicità quando siamo obbedienti al Signore. E Filippo fu rapito e si ritrovò dove doveva essere. Guardate, ci sono degli esempi nella parola del Signore che ci scioccano. Beh, ora è il nostro turno. Qualche di quelle esperienze le dobbiamo fare pure noi e dobbiamo essere preparati. Stamattina vogliamo vedere... Il popolo religioso, come si muove quando un credente fa la volontà del Signore? Ti raccomando, apri gli orecchi, apri il cuore alla parola del Signore perché ti accade, perché ti ci vedi dentro e il Signore ti vuole parlare stamattina. È un messaggio appropriato per te che cominci a sentire la voce di Dio. Leggiamolo insieme, lo sto copiato su un foglio così lo leggiamo insieme. Me lo fai scorrere, Michele, man mano che andiamo avanti. Ora gli apostoli e i fratelli che erano per la Giudea intesero che i gentili avevano ricevuto la parola di Dio. Andiamo avanti piano piano. E quando Pietro salì, fu salito a Gerusalemme. Quelli della circoncisione questionavano con lui dicendo: Vedete, la circoncisione era il popolo religioso giudeo. Cosa gli dicevano? Gli dicevano così: Tu sei entrato da uomini circoncisi e hai mangiato con loro. Come dire, Ma non ti vergogni, noi abbiamo delle regole, la Bibbia dice così, la Scrittura dice così. Mosè lo ha detto, e sa come stavano con quei libri in mano? Per dire, una volta in, un, in, una, in una riunione, uno mi voleva dire Bibbia, mi disse un capo, un capo, capo secondo Cosè, mi disse Bibbia alla mano, dimmi come, come hai ragione tu che sei andato nella Chiesa Cattolica. Ma Pietro prese a raccontar loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: Vedete, quando parla Dio dobbiamo stare attenti, questo è importante. Cosa dice Pietro? Io ero nella città di Oppe in preghiera, ed in un'estasi ebbi una visione, una certa cosa simile ad un lenzuolo tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e veniva fino a me. Ed io, fissatolo, lo considerai bene e vidi i quadrupeti della terra, le fiere, i rettili e gli uccelli del cielo. E udì una voce che mi diceva, Pietro, levati, ammazza. E mangia, cioè cosa vedeva questo uomo? In questa visione, che poi il Signore dà sempre l'interpretazione quando ci dà sogni e visioni, quando vengono da lui, cosa voleva fare? Cosa vedeva? Vedeva in questo lenzuolo degli animali impuri che gli ebrei non mangiavano, erano vietati. Nel Levitico c'è scritto, nel Pentateuco c'era scritto che non dovevano mangiare la voce gli diceva ammazza e mangia e questa visione dice signore ma io come, come mangio queste cose e noi ci asteniamo da questo giammai lo faccio signore ma io dissi in un modo signore poiché nulla di immondo o di contaminato mi è mai entrato in bocca ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo, le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde. Ah, Signore aiutaci, Dio parla sempre in un modo molto chiaro. E ciò avvenne per tre volte. Poi la cosa fu ritirata in cielo. Ed ecco che in quell'istante tre uomini, mandatimi da Cesarea, si presentarono alla casa dove eravamo. E lo Spirito mi disse che andassi con loro, senza farmene scrupolo. E anche questi sei fratelli vennero meco. E entrammo in casa di quell'uomo, cioè nella casa di Cornelio, un italiano, un centurione, Fu il primo degli italiani ad accettare la parola della grazia di Dio. Pietro, attraverso la chiave della predicazione, entrò col Vangelo tra i gentili e lo Spirito ed egli, ed egli raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto: Manda a Ioppe, cioè a Giaffa diremmo oggi. Fai chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua casa. E come avevo cominciato a parlare, perché Pietro fu ubbidiente, lo Spirito Santo scese su di loro, come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva, Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Essi allora udite queste cose si affietarono e glorificarono il Dio dicendo: Il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Benedetto sia il Signore. Ecco questa bella storia in un prima, nella prima metà troviamo la religiosità, il messaggio stamattina a questo incontro l'ho chiamato così, attento alla religione o alla denominazione dove sei, dove ti trovi. Il consiglio è che devi ascoltare quello che ti dice il Signore, quello che parla alla tua coscienza. Perché questo, questa scena, ti serve perché tu quando cominci a seguire il Signore ti fa fare degli spostamenti che non tutti quelli che sono con te sono d'accordo perché ognuno deve seguire il proprio corso non è detto che un altro deve seguire quello che devi seguire tu, perché ogni singola persona ha una chiamata diversa. Tutti siamo salvati, ma non ci sono due salvezze uguali. Tutti serviamo il Signore, ma non ci sono due che servono allo stesso modo. Tutti siamo di pari consentimento, ma ognuno ha un compito diverso ed ognuno deve seguire le direttive che gli dà il Signore, esaminarsi, rispettare tutti. La cosa bella però è che questi religiosi di cui stiamo parlando erano rigidi si esprimevano molto chiaro, avevano la loro ragione, perché certe regole erano guastate, però avevano una maturità spirituale che oggi è facile che nella tua Chiesa non la trovi. E allora ti devi fare strada da solo o ti devi fare strada da sola. Questo è molto importante. A prima vista dà l'impressione ma questi sono apostoli e non capiscono l'altro apostolo. È strano, ma allora lo Spirito Santo come fa? Non ci convince, non ci mette d'accordo. Ci sono sempre delle piccole discrepanze quando ci dobbiamo spostare per fare la volontà del Signore. Se la tua Chiesa è una Chiesa matura. Se gli anziani sono maturi, ti affidano a Dio e continuano l'opera. Se non sono maturi, che sono politici religiosi, allora usano la politica della quantità delle persone e non guardano il tuo bene, il tuo benessere, se Dio ti ha chiamato o non ti ha chiamato. Guardano solo che se metti 5 euro alla settimana, nel cestino gli mancano 20 euro alla fine della settimana alla fine del mese guardano più la parte finanziaria che quella spirituale perché qualche volta senti dire dei pastori o di quelli che fanno progresso non di quante anime si danno al signore ma se hanno portato un certo benessere se hanno costruito qualcosa per l'associazione che ha un certo valore e si sentono che quel valore, quel valore di una chiesa, che può essere un qualche cosa che hanno fatto, la misurano come lo sviluppo che hanno fatto, lo misurano come quello. Infatti, se tu guardi, ci sono delle chiese che hanno oltrepassato i limiti di come sono state fatte, spremendo tutti i giorni i credenti per fare meglio, 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 che poi alla fine. Da un lato cercano di fare meglio, dall'altro si mettono in difficoltà i credenti che si affannano per andare avanti. Il Signore ci deve aiutare. Ora quando il Signore ti chiama, questa è una linea guida che ti aiuta. Devi seguire il Signore. Se sono maturi, allora c'è un ragionamento che si può sempre trovare un punto questi erano maturi vogliamo vedere dove si vede? il verso che abbiamo davanti allora essi allora udite queste cose si acquetarono e glorificarono i Dio oggi non è facile trovare nelle chiese il gruppo che sente una chiamata speciale per servire meglio il Signore non trova questo modo di parlare. Trova o stai o esci fuori. Hanno il coraggio di prendere la chiesa che hai costruito tu? Se la prendono, la chiudono a chiave? e ti cacciano fuori. Signore aiutaci. Tu hai portato per anni benessere in quella chiesa, ci hai lavorato una vita, ti sei impegnato per costruirla, arriva qualcuno che ha ricevuto il mandato, un mandato da altri uomini, e deve salvaguardare il locale, ma non pensa più a 30-40 membri che hanno fatto sacrifici per farlo ti sbattono fuori come un extracomunitario e ti mandano via. Questa non è la maturità cristiana, questa è abuso di potere che non è potere spirituale, perché il potere spirituale e la maturità spirituale guardiamo come ragione. E se allora udite queste cose, si acquietarono e glorificarono il Dio dicendo, il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Cioè tu o resti nel box che ti mettono gli altri o se no esci fuori. Non può essere per alcuni che tu puoi vivere quella libertà spirituale di andare dove senti che Dio ti chiama o dove ricevi un po' di pane in più. Il Signore ci deve aiutare, perché viviamo in un sistema religioso che oltrepassa quello dei talebani, diciamo i talebani che sono in un certo modo, a oggi, nelle denominazioni. Tutte, non ce n'è una che si salva. Quando tu esprimi che senti che il Signore ti dirige in un'altra direzione, in quel momento tu hai una guerra che non finisce mai. Qualche fratello mi ha detto ultimamente, grazie a Dio che ce ne siamo usciti, perché eravamo arrivati al punto che ci va di mezzo la salute, si litigano familiari con familiari, perché uno ha fatto una scelta di servire il Signore secondo la chiamata che ha ricevuto. Può succedere che tu hai questa difficoltà. Stamattina il Signore ti sta parlando in un modo forte nel comprendere che devi seguire Dio, segui le sue indicazioni. Se tu sei in una chiesa matura, ti risponderà come hanno risposto nel verso 18, segnatelo. Se non ti rispondono in questo modo, prima te ne esci e trovi dove Dio ti chiama e dove Dio ti guida e meglio vai, perché se no... Resti ingabbiato in uno stato d'animo che perdi la voce e la guida dello Spirito Santo perché ti mantengono sempre come un estraneo, neppure come un pubblicano come dice Gesù, ma sei come un nemico e il Signore ci deve aiutare. Dobbiamo fare delle scelte che siano rapportate al piano della volontà di Dio per noi, perché Dio ha delle chiamate diverse e vuole allargare il campo. Molte volte per allargare il campo è come quando le aquile devono far volare i loro figli, cominciano a rompere il nido. Sai che molte volte attraverso questo fenomeno Dio ti toglie da dove sei in modo che tu ti puoi impegnare per aprire un'altra parte, per avere un'altra missione. Perché quella chiesa dove sei si è standardizzata. Vedi sempre le stesse facce, si sedono sempre allo stessa segno e non si sviluppa più di tanto, è diventata monotona, non si allarga, allora Dio crea delle occasioni che molte volte, esattamente come questa, non sono armonizzate con chi tu stai insieme, però Dio vuole allargare il messaggio di salvezza, vuole fare quello che qui dice. Dio dunque vuole dare ravvedimento anche ad altri che ti circondano e così è il momento che cominci a muoverti nella giusta direzione. Ma sai che la tua casa può diventare un centro dove tu cominci ad evangelizzare e il Signore ti fa vedere che nella tua piccolezza il Signore può far diventare la tua casa. La sua casa lo ha fatto con Cornelio perché è un uomo devoto. E la parola del Signore, se tu vai nel capitolo 10 trovi che la casa di Cornelio diventò una casa dove il Signore battezzò con lo Spirito Santo lui con tutti i suoi parenti ed iniziò un cammino nuovo per noi gentili ed è giunto fino a noi. Non ti fermare in un box che resti lì, sotto le grinfie di qualcuno che con autorità umana alza pure la voce per mantenerti, e, oppure ti mantiene sempre all'ultimo posto perché non puoi più parlare perché Dio ti chiama a fare un'altra cosa. Segui il Signore. Questa mattina il Signore ti ha parlato in un modo speciale prendendo questa porzione della sua parola però non di fermare a quello che ti ho detto vai e leggi tutto il capitolo 10 e il capitolo 11 ti fai un esame di coscienza e lasciati guidare dallo spirito santo che è l'unico che ti sa guidare per potersi servire di te Perciò è molto importante la parola del Signore. Ho detto che cosa prima? Quando noi vediamo alcune cose siamo informati, siamo preparati, perché ciò che accade, tu hai dei riscontri nella parola del Signore che ti portano a dire guarda, questo è proprio un caso come il mio, ma Pietro cosa ha scelto? Filippo cosa ha scelto? Hanno scelto di fare che cosa? Di seguire le direttive che venivano dal Signore. Se la comunità dove tu sei è una comunità matura di qualsiasi denominazione, può essere testimone di Geova, può essere cattolico, può essere evangelico, sono maturi, ti guardano e dicono, beh se il Signore ti chiama a fare diversamente. Basta che andiamo avanti e serviamo il Signore. Se non c'è questo modo di parlare non ci perdere tempo perché quella Chiesa ti servirà solo per farti il funerale. Ma attenzione, prima che ti fa quello del corpo ti fa il funerale dello Spirito Santo perché non senti più la comunione dello Spirito Santo quando tu ci entri dentro. Fai due funerali, ti ammazza nello spirito e ti porta al cimitero dopo. Signore aiutaci. Oggi che il Signore ti sta parlando, fai un esame di coscienza nella sua presenza e prendi sante decisioni per servire il Signore. Perché domani non ti troverai nessuno di quelli che si oppongono alla chiamata che tu hai. Troverai il Signore che ti dirà, ma quando io ti parlavo, tu davi retta agli altri o volevi ascoltare me? Noi dobbiamo ascoltare il Signore. Perché conosciamo la sua voce dal giorno che lo abbiamo accettato come personale salvatore. Lui non è cambiato. Se hai fatto un primo passo un po' di anni fa quando il Signore te, ti ha salvato e poi ti sei standardizzato, stai attento oggi. Se devi fare un altro passo, fatti coraggio col Signore, perché oggi puoi servire il Signore. Se resti incastrato, ritorni ad essere peggio di prima che non conoscevi il Signore. Il Signore ti sta parlando stamattina, ti sta parlando in un modo speciale. Ascolta la sua voce, la sua, la mia è solo un qualcosa che ti porta la parola, ma dietro la mia c'è la sua parola, quella che abbiamo letto, la vai a rileggere e ti fai guidare dallo Spirito Santo, e fai le tue scelte oggi che riesci ancora perché servire il Signore è cosa bella, la sua presenza è continua e reale e ti sa guidare in un modo speciale. Grazie siano rese al Signore per questa parola che ti ha dato e che ha confermato al mio cuore. Vogliamo ringraziare il Signore, preghiamo insieme. Signore ti ringraziamo che tu ci presenti delle circostanze che e equivalgono a quelle che il tuo popolo vive perché la storia si ripete e si ripete per ogni singolo credente ti presentiamo in un modo speciale in questo giorno signore colui e colei che si trova in questa situazione e che deve prendere una decisione se servire te o la religione aiutali signore a prendere la giusta decisione. Spirito Santo di Dio, parla personalmente ad ogni cuore che ha bisogno di risposte, con dei segni particolari, in sogni, in visioni, attraverso la tua parola o nel modo che tu vuoi, ma tira dalla prigione coloro che sono imprigionati nel sistema religioso. Ti preghiamo Signore nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio ti ha parlato ancora oggi. Continua a leggere la parola del Signore. Prega il Signore Gesù che ti guidi e che lo Spirito Santo ti parli. Parlane con chi hai fatto questa scelta di seguire il Signore. Troverai sicuramente degli anziani, delle persone che amano il Signore e che hanno un cuore pieno d'amore. Sì, la prima cosa che devi guardare, se la persona che ti consiglia senti nella sua vita l'amore di Cristo, devi stare attento. Se ha avuto successo nel fare tante cose che tu non sai, eh, come fai a saperlo? Se non ha avuto successo, neppure lo sai. Ma Dio ti ha dato un discernimento speciale e quello devi guardare. Chi serve il Signore deve avere un cuore pieno d'amore. Mentre una persona ti parla, guarda se i suoi sorrisi sono artificiali o ti vuole bene veramente. Perché molti parlano di amore, ma di amore non ne hanno, né per te hanno soltanto un, una veste di pecora, un manto di pecora e un cuore di lupo. Segui gli insegnamenti che ti vengono dati da parole di vita e continua a servire il Signore, perché il Signore ha un grande progetto per te. Vigila, fai un passo alla volta, ma accertati che sei nel piano della volontà di Dio, perché Dio ti benedice. Pace, Dio piacendo, ci vediamo stasera alle 7 e mezza, alle 19.30 per la preghiera. Ti volevo dire qualcosa, ogni tanto ne devo parlare. Se lo Spirito Santo ti mette nel cuore non solo di pregare, ma anche di partecipare in questo tempo, un po' di aiuto finanziario secondo la possibilità che hai. E secondo quello che lo Spirito Santo ti mette nel cuore per sostenere questa opera in questo tempo, così possiamo non solo sostenere, ma abbiamo nel cuore di allargare perché ci chiedono in molte parti dove non ci siamo, desiderano vederla. E ti voglio dire, se fa del bene a te questa opera, ti voglio ricordare che ci sono tanti come te che vorrebbero avere la possibilità di essere nutriti dalla sua parola e questo il Signore ce l'ha messo nel cuore. Se ci aiuti finanziariamente, noi cerchiamo di spendere al meglio quello che ci viene dato per allargare, secondo quello che il Signore ci ha ordinato, prima possibile altre zone dove non si vede. Dio ti benedica e ti arricchisca in lui. Questa non è una richiesta che ti obbliga, è una richiesta che ti viene fatta dicendo quali sono le nostre necessità. Se lo senti nel cuore, Dio non mancherà di benedirti. Pace, ci vediamo stasera.